Cari amici, buongiorno ed eccoci qui con un'altra interessante ricetta. Siamo nella stagione degli asparagi, la primavera, iniziamo con l'estate, quindi qualche accorgimento lavorando con del pesce e dando qualche sfumatura di particolarità di fumo, riusciremo ad avere un piatto eccezionale. Per realizzare questa ricetta, che sono delle capesante al cartoccio con asparagi, io userò varie tecniche. Avremo le capesante che le avremo preparate in un contenitore per affumicare, però nel frattempo nella mise en place io mi sono messo un tampone imbevuto con un po' di Sunny Food, che è quella soluzione a base di alcol etilico che serve per conservare meglio gli alimenti. Si crea un'area intrisa di esalazione di alcol e la carica batterica farà più fatica a lavorare. Con questo piccolo accessorio, che è un affumicatore espresso, faremo del fumo freddo per affumicare le nostre capesante. Farò una julienne con questi asparagi che abbiamo cotto in fatta bezza in microonde sotto vuoto. Alla fine andremo a condire con del porro maturato, del prezzemolo e come aroma di tono di grasso useremo quest'olio leggermente marcato che ha un buon aroma di olive, quindi si sente la spremitura fatta a freddo, molto aromatica, che andrà ad esaltare quelle che sono le caratteristiche della nostra capesante. Ma passiamo alla preparazione. Togliamo dal nostro contenitore la carta con il Sunny Food e andiamo a condire leggermente le capesante con un po' di olio, in quanto l'olio catturerà molto meglio il profumo e l'aroma del fumo. Metteremo un po' di porro maturato e un po' di prezzemolo. Il prezzemolo io lo conservo in questi vasi sottovuoto, così non ha il problema di essere schiacciato ogni volta a doverlo sgretolare di nuovo. Un po' di sale liquido e del pepe. Andiamo a mescolare leggermente le capesante in modo che assorbano l'olio che abbiamo messo e andiamo a chiudere con la pellicola. Utilizzando questi distributori di pellicola avremo un miglior sistema di lavoro. Lasciamo sollevato leggermente un piccolo bordo, facciamo una piccola incisione per inserire il beccuccio dell'affumicatore. In questo caso useremo delle segature apposite per il pesce che ho preparato apposta per voi. Andiamo ad accenderla. Il fumo è immediato e lo metteremo nel nostro foro con il lembo che ci eravamo tenuti da parte. Andremo a chiudere il foro una volta che vediamo che è ben intriso di fumo all'interno, che è pieno, l'ambiente è pieno di fumo. Chiudiamo la nostra macchina e lasciamo evaporare. Vedete che il fumo è freddo e quindi tende a cadere verso il basso. Poniamo da una parte. Mentre le capesante si aromatizzano e prendono l'aroma del fumo, che comunque è anche un conservante, andiamo a prendere gli asparagi e dal nostro sacchetto sottovuoto li poniamo in un contenitore in modo che rimangano belli verticali e non vi perdiamo il liquido di cottura. Prendiamo la quantità di asparagi per la porzione che andremo a realizzare, li poniamo sul tagliere, tagliamo la parte delle punte e con il gambo faremo una piccola julienne. E le punte le andiamo a tagliare a metà. Prendiamo la fatta easy, la stendiamo sul tagliere, la misura più o meno di 40 cm. Le tagliamo, poniamo sulla base la julienne di tagliatelle e dentro il contenitore non c'è più fumo, vuol dire che lo hanno assorbito. A questo punto andiamo a disporre la porzione di capesante sopra alla julienne, le tagliatelle dei gambi di asparagi. Aggiungiamo un po' di acqua degli asparagi
questo punto mettiamo le punte di asparagi sopra le capesante, condiamo leggermente ancora con filo d'olio ed andiamo a chiudere il cartoccio senza stringere troppo, in modo da lasciare della camera un po' di aria che ne consenta la pressione e la cottura in maniera omogenea. Con uno string lo andiamo a stringere bene ed ecco che il nostro cartoccio è pronto per andare in forno. Andremo a cucinare a 170 gradi per circa 8 minuti. Minuti di cottura e le capesante sono cotte, il cartoccio è bello gonfio. E lo adagiamo su un piattino con un tovagliolino, così non sente subito il freddo del piatto e il cartoccio rimane gonfio fino a che viene servito in tavola. Non facciamo altro che con le forbici tagliare sotto lo string. Rimaniamo in stagione e arrivederci alla prossima ricetta.